Buon salve a tutti, io sono Roberta e domani è finalmente Yule. E proprio per questo vorrei festeggiare il solstizio d'inverno raccontandovi altre tradizioni del mondo pagano che noi ci portiamo dietro in qualche modo simpatico o comunque pezzi di cultura generale non facenti parte della cultura italiana. Che poi in realtà oggi andremo a parlare delle Modranit che hanno a che fare con il nord Italia ma non proprio, quindi bando alle ciance, entriamo giusti giusti nell'argomento. Non so se avete mai sentito parlare di Beda il Venerabile, però lui è un santo della Chiesa Cattolica che è stato reso tale perché ha fatto un enorme lavoro storiografico nel suo paese di origine, ovvero l'Inghilterra. Lui infatti, oltre ad essere un monaco, era anche uno storico anglosassone e si occupava appunto di trascrivere documenti e anzi prendere nota di quello che gli accadeva intorno durante i suoi tempi, che era più o meno il VII secolo d.C. Nel suo libro De Temporum Ratione, lui fa riferimento a un certo punto a questa festività. Vi leggo le sue due righe in cui ne parla. Questa festa inizia il 25 dicembre, quando noi celebriamo la nascita del Signore. Quella stessa notte, che per noi è così sacra, loro la chiamano con il nome pagano di Modranecht, ovvero la notte delle madri. La sua descrizione non va oltre, non lasciandoci una testimonianza diretta di quello che effettivamente fanno, ma grazie al lavoro di diversi storici possiamo capire più o meno cosa fosse questa festa. Essendo il suo nome Modranecht, quindi Modra, madre, anzi madri in realtà, e Necht, notte, possiamo ricondurre questa festa a una celebrazione che veniva fatta soprattutto fra il popolo germanico e dell'Italia del Nord. Sto parlando del culto di Mater's Matrone, ovvero l'esaltazione e la venerazione delle divinità femminili dei culti locali. Per loro era molto importante e infatti abbiamo diverse statue, soprattutto di gruppi di tre divinità femminili, che risalgono addirittura al V secolo a.C. E in generale si capisce che nei mesi di dicembre-gennaio le persone facevano molta magia o comunque celebrazione spirituale nei riguardi delle loro divinità femminili. Per esempio in Italia del Nord si parla di fare torte di miele dedicate a Diana. Fra i popoli germanici invece era molto più comune fare dei sacrifici. E anzi, la situazione dei sacrifici la possiamo riportare a una celebrazione norrena. Sto parlando del Disablot, mi dispiace se l'ho pronunciato male, non studiando norreno non so come si pronunci, perdonatemi. Comunque questo Disablot era un sacrificio animale che veniva fatto in onore per tributare le Disir, ovvero le donne, che non sono semplicemente solo le varie divinità femminili come per esempio Freya, ma bensì anche le Norne, che sono tre donne che tessono i fili del destino, così come le Moire greche o, secondo altre tradizioni, che incidono delle rune, e anche le Valchirie. Perché venivano celebrate in questo periodo invernale proprio le divinità femminili? Probabilmente perché, con un concetto anche preistorico volendo della cosa, la donna rappresenta la fertilità e quindi celebrare la fertilità della donna porterebbe magari a portare prima la primavera, l'estate, quindi il tempo della coltivazione, del raccolto, a portare prima la luce nelle nostre vite, a favorire un raccolto che possa essere più prosperoso possibile, che la nostra famiglia stia bene e tutte queste cose qua. Nella saga di Ervor, che è la stessa saga che vi citavo l'altro giorno per parlare del cinghiale sacrificato a Yol, si parla di una ragazza che era la figlia del re di Alfheim che veniva rapita proprio mentre stava effettuando un sacrificio per le Disir. E questa fonte ha portato alcuni storici a pensare che solo le donne erano autorizzate a fare questo tipo di sacrifici. Ma in realtà noi non lo sappiamo perché ci sono poche fonti e soprattutto ci sono altre fonti, come per esempio la saga di Ynglingr, che fanno vedere come anche gli uomini performassero questi rituali. Quindi bisogna vedere se all'origine venisse fatta solo dalle donne e che poi si sia trasformata in qualcosa che tutti potevano fare, soprattutto gli uomini perché avevano il potere della nazione, oppure nasce proprio come cerimonia che poteva essere celebrata da chiunque. In ogni caso è bello vedere come questa tradizione
venga in pratica riproposta ancora oggi nel 2020 in Svezia, non più con i sacrifici di sangue, ma bensì con un mercatino di Natale in pratica. Lo stesso nome del mercatino, Disting, riporta le Disir di cui parlavo prima. Ma secondo le fonti che noi abbiamo, questo mercatino veniva organizzato soprattutto verso febbraio, ma che con la cristianizzazione della Svezia venne portato quindi alla periodo di Natale, perché è quello che si celebrava nel cristianesimo, e quindi diventa appunto a tutti gli effetti un mercatino di Natale che dura 3 giorni. La cosa che forse potrebbe sorprendere di più è che nel 1895 fu abolito, quindi perché ancora è rimasto fra noi? Perché le tradizioni sono dure a morire, e quindi se per caso doveste andare in Svezia a febbraio una volta finito questo coronavirus, magari fateci un salto. Per oggi io ho finito qua, vi ringrazio come al solito per tutto il supporto e il supporto, spero che domani voi possiate avere uno Yule felice, se non festeggiate Yule, avere comunque una giornata che vi porti crescita personale e piacere. Noi ci rivediamo in un prossimo video, prossima settimana. Ciao ciao bimbi belli! Gnaffo!